tutti, benvenuti all'inizio del Carnevale 2019. Carnevale che vede quest'anno la novità della presentazione non più all'interno del Salone Comunale, ma da un balcone di una delle case storiche del comune di Ozena. Case storiche sono ovviamente concentrate nel centro del paese. Novità fino a un certo punto, perché sicuramente buona parte delle persone che sono qui presenti non ricorderanno, perché faccio riferimento al 1984, quindi ben 35 anni fa, ma nel gennaio dell'84 appunto il Gavassum era stato presentato al pubblico dal terrazzo che consisteva del Palazzo Comunale. Erano Renzo e Teresa Nigra. Era un gennaio freddissimo, aveva nevicato qualche giorno prima, poi la temperatura si era ulteriormente abbassata, quindi la neve era stata sparata dalle strade, ma i cumuli nella piazza e negli angoli c'erano, e c'era una bella temperatura rigida. Comunque, mi ricordo bene quella serata, le persone radunate nel cortile, le fiaccole accese, i personaggi presentati dal balcone, effettivamente era stata una manifestazione ben riuscita. E sempre in quello stesso anno era iniziato la prima edizione del Super Gavassum, che aveva coinvolto per diversi anni i quartieri o rioni, chiamiamoli così, di Ozena, con un tifo direi da derby stracittadino, veramente addirittura con delle prese di posizioni addirittura esagerate, con persone che magari discutevano immattamente, che avevano addirittura litigato, e qualcuno magari per diversi giorni poi si era più parlato, quindi per dimostrare quale clima di attesa e di tifo c'era all'interno di quella manifestazione. Comunque, tornando all'edizione di quest'anno, prima di passare alla presentazione dei personaggi, vorrei fare brevemente una piccola spiegazione, dire come si era arrivati alla scelta del personaggio. I primi anni del Carnevale, in effetti, il personaggio non c'era. In secondo momento dopo 4-5 anni, con precisione non ricordo, comunque si era deciso di emulare un pochino i carnevali che c'erano attorno, e soprattutto avendo un punto di riferimento ben preciso, che era quello di Ivrea, non chiaramente per uguagliarne tutta la coreografia, tutte le varie fasi, eccetera, però l'idea del personaggio, dell'attesa, della presentazione in modo ufficiale, si era piano piano diffusa, e finché si era arrivati proprio all'idea di cercare di creare questo personaggio. E inizialmente si era pensato di fare un personaggio di tipo storico, visto la presenza del castello, però non era stato così facile come si era pensato in un primo momento, perché prima di tutto molti documenti non erano ancora stati consultati, non si conosceva neanche l'esistenza di tutto, per cui si faceva riferimento solo ad un periodo storico molto preciso, che era la metà del 1400. Questo comportava una scelta non facile per la realizzazione dei costumi, non facile anche e soprattutto da un punto di vista economico, perché effettivamente realizzare bene un costume diventa difficile e diventa soprattutto molto molto costoso. Dopo aver fatto tutta una serie di scelte, di proposte, eccetera, si era poi optato di puntare sulla figura del contadino locale, un contadino che poteva riassumere così grosso modo quella che era stata l'attività principale degli ozenesi, e quindi un contadino, una contadina che, riferiti magari al periodo di fine 800, inizio 900, in qualche modo ricordassero quella che era stata la storia e l'economia di Ozena. Ma si è venuto aggiungere un particolare, e cioè quello del Gavas, che non era precisamente, questo l'ho già detto altre volte, ma lo ripeto perché probabilmente i più giovani non lo sanno, o forse quelli che non sono venuti ad abitare ad Ozena solo in un secondo momento, che questa zona, come altre zone del Piemonte e del Cuneese, erano caratterizzate da presenze di acque molto povere di iodio. Questo comporta una malattia, la malattia che è l'ingrossamento della tiroide, e quella che appunto forma il gozzo, che è il classico Gavas, che effettivamente era una deturpazione della figura, non solo alterava la voce, ma anche proprio la figura era tutt'altro che bella da vedere.
direi che fortunatamente non esiste più, anche perché ci sono stati tutti altri rimedi che hanno così potenziato la possibilità di assumere questa sostanza, eccetera. Forse gli ultimi personaggi, le ultime persone che ancora avevano questa malformazione risalgono agli anni 50, dopodiché il Gavas a dozzine non esiste più e i Gavasun sono solo più di nome. Ovviamente il termine Gavasun era diffuso nel canavese, perché c'era l'abitudine tra paesi, soprattutto tra paesi vicini, di sfottersi. C'era pure delle rivalità campanilistiche, soprattutto tra i giovani, soprattutto i giovani di un paese non accettavano, non tolleravano che i giovani di un altro, di un paese vicino, andassero a far la corte e magari sposassero le ragazze del paese. Quindi ricorrere agli insulti, a volte anche non solo gli insulti, anche ricorrere alle mani, quando soprattutto gli anni si scantavano magari alla fine di una festa, era una cosa, non dico abitudinaria, ma abbastanza normale. E il termine Gavasun, detto riferito agli ozzeghesi, lo era fatto sicuramente non per fare un complimento. Quindi l'avevo voluto scegliere prima di tutto per il personaggio, ma prima ancora per il giornale Gavasun, visto che poi tra l'altro quelli che avevano lanciato l'idea erano le stesse persone che facevano parte dell'ero del Gavasun, della versione del Gavasun. Era quasi proprio una rivalsa per dire, ecco, non ci importa di quello che dicevano, lo prendiamo quasi come un divertimento, uno spirito goliardico, quasi per rinfacciare un pochino quello che fino allora era stato detto. Ed ecco che allora è sorta la figura del personaggio del carnevale ozzeghese e la figura del Gavasun. E fin qui tutto bene, il problema era stato che non era stato neanche facile trovare le persone che avessero accettato di far parte, di impersonare il personaggio. Per cui ricerca sempre più frenetica, i giorni passavano, la data del carnevale si avvicinava, le persone non si trovavano finché puntando su persone che avevano comunque partecipato alle sfilate carnevalesche negli anni precedenti e che sapevano essere abbastanza disponibili, avevano poi accettato, direi abbastanza all'ultimo momento, di impersonarlo. E quindi erano Mario e Domenico Bertello, che anche lì con il costume, con le varie cose, si erano un pochino arrangiati all'ultimo momento e in qualche modo era poi diventato, negli anni successivi, chiaramente con poi delle modifiche, delle aggiunte, degli aggiustamenti, tutto quello che si vuole, era poi diventato il punto di riferimento per i successivi personaggi. E anche quell'anno avevo dovuto, io di prima fila mi faccio un cenno se sbaglio, avevo dovuto prendere un attrezzo di casa Bertello per fare il giro nel paese, vero? Era, se non mi sbaglio, una moto o qualcosa del genere, per cui il cartoon col cavallo è poi venuto negli anni successivi, quindi il primo anno è stato proprio un po' un'impresa alla garibaldina. Però nonostante quello si erano rotte le così indugi, le varie reticenze che c'erano state, e da allora il Gavasun ha continuato ad andare avanti e siamo arrivati fino a quest'anno che appunto si è voluto così inserire questa novità proprio per rompere un pochino quello che avrei visto diventare un'abitudine, una routine, e come tutte le cose che si ripetono anno dopo anno si corre il rischio di perdere l'interesse, di coinvolgere meno le persone. E l'idea della Prologo, questo è stato il primo passo, e non aggiungo altro perché poi rivelerei delle cose che sono ancora tutte in fase di gestazione, però si vorrebbe trasformare il carnevale in qualcosa di più, come possiamo dire, più profondo, più legato ancora alla storia di Ozzegna. E qui mi fermo perché, come dicevo, è ancora tutto da verificare, però le idee per il momento ci sono. A questo punto allora, a questo punto direi che stiamo per entrare nella fase, centrale della serata. Ovviamente anche qui si è voluto dare un segno un pochino, diciamo, ufficiale, quelli che prima erano soltanto dei segni che poi vedevano in realtà poche persone, perché all'interno della sala comunale ovviamente più di 30, 35, mettiamo anche 40 persone, ma no, non è che ci fosse una capienza maggiore, proprio perché ci dovesse lo spazio per le maggiore, per il Gavasun,
per tutte le varie altre cose. Di conseguenza molti erano costretti ad aspettare sotto, fuori dal municipio o sotto nel cortile. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire, ma una cosa importante è questa, che con l'invenzione, la creazione dei personaggi, era anche scattato in Ozena una cosa che soprattutto nei primi, ma primi anni, anche proprio nel primo decennio, anche un po' dopo, era proprio la caccia ai possibili personaggi. Veramente nei giorni che precedevano l'inizio del carnevale, di conseguenza la presentazione dei personaggi, c'erano proprio, chiamiamole tra virgolette, gli agenti segreti che si davano da fare per cercare con dei piccoli indizi tutte le cose possibili e immaginabili per capire chi poteva essere, da quale rione poteva provenire. E c'erano anche quelli che facevano l'opera di, che usiamo sempre sulle parole, di controspionaggio, cioè volutamente davano delle informazioni sbagliate, depistavano proprio per indirizzare le persone su altre che in realtà erano ben lontane dall'avere quel ruolo. E tutto questo però creava un clima di attesa, di curiosità e di coinvolgimento all'interno della comunità del ozenese, che dava veramente vita e brio alla manifestazione. E noi speriamo, soprattutto la Proloco, i membri della Proloco, spero che nuovamente si torni ad avere questo brio in più nella manifestazione. Ecco, direi che a questo punto la parte, diciamo così, la parte esplicativa, la parte introduttiva può concludersi, e passiamo alla prima dei momenti ufficiali. E a questo punto, cosa che si faceva già anche in comune, e si rifà anche qui, chiamo ad un balcone che si presentino non ancora i nuovi Gavassù, ma quelli uscenti. Allora, Andrea Satei e Monica Delo, che sono invitati ad uscire, e ovviamente con loro c'è il sindaco Sergio Bartoli. Bene, a questo punto siamo un pochino distanti, ma io la domanda la faccio lo stesso, e questa è una cosa un pochino rituale, ma questo è, secondo me, importante farlo. E cioè, vorrei che i Gavassù, chi dei due si sente di parlare di più, ovviamente l'invito è rivolto a tutti e due, raccontino quello che è stata l'esperienza dello scorso anno, e di un anno che secondo me per voi è stato importante, soprattutto gli aspetti, non solo quello del carnevale. Quindi invito la Gavassuna o il Gavassù, chi desidera, di raccontare così i ricordi e le emozioni dello scorso anno. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie che siete venuti a vederci questa serata. Noi purtroppo, io e la Gavassuna, con rammarico dobbiamo cedere questa bellissima esperienza che è durata un anno, dove abbiamo anche voluto proprio partecipare in tutti noi stessi alle diversi appuntamenti, alle diverse cose che abbiamo fatto nel nostro percorso come Gavassù. Ed è stata veramente un'esperienza molto simpatica, ma proprio secondo me bella da vivere, perché ci sono tante cose che si scoprono anche quando si partecipa alla presentazione dei personaggi dei paesi vicini, cioè tutto un insieme di cose, di conoscenze, di allegria comunque, io direi. Ed è stata proprio secondo me un'esperienza che è da provare, e per un anno fa proprio parte della tua vita, ed è una cosa che a noi è piaciuta veramente tanto. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa alla Gavassuna o no? Preferisci di no. È troppo triste la Gavassuna. Troppo triste. È molto buono da sfogarsi adesso, allora. Va bene. Allora, a questo punto passiamo alla seconda fase, e diciamo una fase di avvicinamento. Comincio a presentare le damigelle 2019, e si presenteranno da un altro balcone, se non mi sbaglio, e sono Selena Giuggia e Ginevra Overt.
Bene, di solito uno comincia a fare le lezioni dicendo: se ci sono quelle damigelle, allora i personaggi chi potranno essere? E normalmente non si indovina. Allora, però a questo punto ci avviciniamo sempre di più, quindi accompagnati dal presidente della Proloco, stanno per essere presentati due casi. Voglio fare tanti piccoli indizi, vedere se ci si arriva. Sono persone non di Ozena, ma che ormai fanno parte viva della comunità di Ozena. Sono persone, a loro modo, pubbliche, proprio nel senso che hanno molta relazione con le persone, e non aggiungo altro, altrimenti ci secondo, sarei dare troppe informazioni. Diciamo che c'entrano con il tempo libero che ognuno di noi può avere. Qualche idea? No. Sì? Va bene. Allora a questo punto invito il presidente della Proloco a presentare i due personaggi che sono... Tamburi non ci sono, vabbè, no, tamburi perché ci sono qui sotto. E sono Paolo Cancetta e Vilma Landoni. Ufficiale, quindi invito i Gavassoni dello scorso anno a raggiungere i nuovi per la consegna della mantella. Ecco, questo è stato un momento ufficiale, questa la mantella proprio come segno, simbolo del personaggio. E invito anche il sindaco alla consegna della chiave, della chiave simbolica del paese. Adesso il sindaco può raggiungere, no, la mantella non tagliata, no, non ancora, vedo ancora il Gavassù smantellato. Eccolo che ormai sta per avvenire. Saluti. Io, Andrea Gavassun 2018, consegno a te Paolo Gavassun 2019,
la mantella, segno di autorità e prestigio per l'anno che verrà. Ecco fatto, il primo passaggio è avvenuto. Allora, Andrea e Monica ritornano nel loro, tra virgolette, balcone e lasciano lo spazio al sindaco che andrà a consegnare le chiavi simboliche del comune. Ecco il sindaco che arriva, passa le chiavi in questo momento, ecco. E adesso dovrebbe il Borgasu leggere il proclama in piemontese. Niente, Paolo e Vilma, e ringraziamo per il carico ricevuto da Sinic Dusegno, in qualità a Gavasù 2019. Come degni rappresentanti di nostra antenna, scegliamo un gran segreto dalla Proloco a dichiarare un guerto di festeggiamento dal nostro carnuvà 44esimo dell'era moderna. L'annuncia a tutto il paese, da Levador alla Malesna, dalla Luisetta a San Bess, da Praulin al Valette, e invitano tutti usegnesi e cui che frequenta Usegna a se invia in festa, a vivere al carnuvà con allegria, con spirito e a fare una sana festa cit e grande, con discrezione e ironia a tal limite della tolleranza. Usegnesi, Gavasù, Gavasune da Migene, la sei la vostra vita in tutti i dì e feme ca fava a Gavasù a una volta. Travagliel, ma bruntulù, pronto alla scherza e la battua, all'ironia, ma che cercano a far niente. Mentre salutano l'usegnesi a Santa Marta, a San Carlo, a San Rocco, dal Patandero e Furestè, d'invita al tui a far festa con niente. Viva al Carnuvà e viva Usegna! Anche quest'anno finalmente possiamo dire che siamo giunti alla fine di un ciclo. Finalmente, perché i vecchi personaggi non vedevano l'ora di passare il testimone. E finalmente perché i nuovi stavano smaniando per prendere in carico l'importante fardello. Ecco allora che ci siamo apprestati a fare questo importante passaggio di consegna in una veste del tutto nuova. Ma come tutte le cose nuove, ho sentito le consuete lamentele. Chi ha detto: ma che senso ha cambiare? Chi invece ha aggiunto: le tradizioni vanno rispettate. Chi in più: le chiavi della città vanno consegnate dal palazzo comunale. Ebbene, io vi dico la mia personalissima impressione. È stata un'idea nuova, proposta da una Proloco nuova. Un nuovo modo di far uscire i nostri personaggi. E a me personalmente è piaciuto. Mi piace il colpo d'occhio che presenta la piazza di un balcone importante. Fa vedere tutta la centralità della nostra cittadina.
indica ai nuovi personaggi tutto ciò di cui verranno in possesso grazie alle chiavi a loro consegnate. E anche qui, forse non sono stati consegnati in comune, ma è il sindaco che consegna simbolicamente le chiavi della città ai personaggi. Ed io, in quanto sindaco, sono onorato di suggellare questo passaggio di testimone dai nostri attuali personaggi Andrea Sapei e Monica Tomasi, che lo scorso anno ci hanno permesso di continuare la nostra tradizione presentandosi a ricoprire questo importantissimo ruolo ai nuovi. Questi due nuovi acquisiti si sono distinti per innovazioni e comunicativa all'interno della nostra cittadina. Ma prima di nominarli ufficialmente, però, voglio cogliere l'occasione per ringraziare la famiglia Rospino, che ha messo a disposizione il balcone per poter creare questa innovativa edizione di Galasso. Al maestro Enzo Morozzo, che ci racconta ogni anno la storia dei personaggi. La Proloco, nella persona di presidente Adriano Carpino, il vicepresidente Mauro Pozzo e tutto il direttivo, per l'impegno profuso nonostante la nuova presa in carico degli incarichi. Adesso non voglio dilungarmi e vorrei che faceste un enorme applauso a Paolo Congetta e Vilma Landoni. I nuovi personaggi di Azzegna 2019. Un abbraccio a tutti e buon proseguimento della serata. Grazie.